Eccoci qui, cari amici, ma soprattutto cari amiche di Total Photoshop, per un inaspettato appuntamento con un altro altrettanto inaspettato strumento che si chiama Adobe Configurator 2.0. Configurator è un'applicazione gratuita che potete scaricare, ribadisco gratuita, cari miei braccini, le potete scaricare da Adobe Labs. Andate a cercarvi su Google Adobe Configurator, venite redirezionati direttamente a questa pagina, non vi fate intimorire dall'inglese, cliccate direttamente su Download Configurator Now e venite riportati in questa sezione. Scegliete il Configurator 2.0 Installer, che è un'applicazione basata su Air, un componente anche questo gratuito che viene installato in automatico. Dal momento che eseguite l'installazione, poi vi viene aperto appunto Configurator. Tra l'altro vedete la schermata è in italiano. Attenzione, perché appena fate l'avvio di questa applicazione vi viene chiesto se volete aggiornarla, e l'aggiornamento, ahimè, però torna ad essere in lingua inglese, quindi fatevi un po' i conti voi se vi sentite a vostro agio con la English version, oppure se preferite mantenere la versione italiana. In questo caso posticipate l'aggiornamento. Configurator ci serve per creare dei pannelli che sono quelli che abbiamo in Photoshop piuttosto che in InDesign. Vedete Photoshop CS5, InDesign CS5, va bene anche se avete il la versione 5.5, quindi per Photoshop CS6 invece non so ancora bene come funzionerà, se verrà ancora sviluppato questa soluzione, ma intanto abbiamo la CS5, quindi ce la godiamo in questo senso. Come funziona? Basta creare un nuovo pannello, semplicemente andando su menu file. Qua ci sono già tutte le descrizioni, quindi non dovete fare altro che seguirle. Facciamo un esempio insieme, giusto per capire quali sono le possibilità. Creiamo un nuovo pannello, selezioniamo il prodotto, quindi Photoshop oppure InDesign, a questo giro facciamo Photoshop, e diamo un bel ok. Questo pannello lo chiamerò e gli do qui il nome Fotoritocco Max, voilà. Larghezza 220x220, sì, va bene, ma posso anche andarmelo poi a dimensionare a manina, ingrandendo, allargando, facendo tutto quello che mi serve, e automaticamente poi viene ridimensionato numericamente qua. E cosa ci posso mettere? Posso metterci strumenti, comandi, azioni o script, widget e contenitori. Strumenti, per esempio, se io so già che vado ad utilizzare sovente alcuni strumenti, non faccio altro che inserirmeli, trascinarmeli qua e posizionarmeli in modo tale da averceli sempre sotto mano, e quindi vado a scegliermi quelli che utilizzo sicuramente più spesso, con più frequenza, al di là del fatto che io magari utilizzi più o meno delle scorciatoie di tastiera per lavorare, e quindi so già che mi troverò ad avere in un unico pannello tutti quegli strumenti che tendo ad utilizzare più spesso. Che poi, parliamoci chiaro, spesso e volentieri capita di avere per le mani, tra i tanti strumenti di Photoshop, sempre gli stessi strumenti. Quindi ecco che avere un pannellino che è già dotato di tutte quelle funzionalità che mi vengono comode e che utilizzo più di frequente, migliora decisamente la mia attività. Diciamo che voglio inserire anche, per esempio, dei comandi, per esempio vediamo, inserisci una cosa che utilizzo molto spesso, in modo tale che mi apra un nuovo file da inserire all'interno di Photoshop. Metto anche il pulsantino crea nuovo livello, vedete qua però c'è scritto solo livello, allora vado nella colonna che riguarda le personalizzazioni, dove c'è la voce oggetto etichetta, scrivo nuovo livello,
Do un bel invio, tac, ok. Poi vado nel menu filtro e vado a scegliermi, se mi dai retta, se vuoi, per esempio il controllo sfocatura, che è uno strumentino che utilizziamo molto, lo sfocatura superficie, voilà. Poi posso andare a per esempio inserire la maschera di contrasto, che è un altro degli strumentini che vado a utilizzare spesso e volentieri. Mi riallineo la dimensione di tutti i miei pulsantini in modo tale da avere una cosa veramente da malato di mente, e in modo tale da averceli tutti belli allineati come piace a me, voilà, ok, mi sembra già un po' più sensato. A questo punto posso inserire anche, che ne so, tutti quelli che possono addirittura essere il richiamo a un'azione specifica, a uno script, che se ho la tentazione di andare ad utilizzare magari anche questa fantastica opportunità che mi viene data da Photoshop di scrivermi le mie belle azioni proprio con il codice, con questa specie di JavaScript che mi viene messo a disposizione da Adobe, posso farlo, perché no? E posso anche decidere, se proprio sono al colmo della pigrizia, di inserire anche il pulsantino salva. E perché no? Mettiamoci anche questo e via. Crepi l'avarizia, tanto è gratis. Ok, adesso io l'ho messo veramente in maniera super disordinata, poi voi lo farete molto molto meglio di me. Fatto tutte le operazioni che mi servono per personalizzare, per creare il mio pannello, vado su menu file, salva pannello, e a questo punto mi sono già creato una cartella dove memorizzo i miei pannellini, pannelli di Photoshop. Questo lo chiamo Fotoritocco Max e faccio un bel salva. Ora, per vederlo in Photoshop non devo fare altro che fare un bel file, esporta pannello, e andare a scegliermi all'interno del, in questo caso io sto lavorando su Mac, ma anche se lavorate su PC dovete andare nella cartella dove c'è il vostro simpatico Photoshop e andare a cercarmi la cartella che si chiama Panels, ok? Panels proprio si chiama, pannelli. Faccio un bel seleziona e voilà, il pannello Fotoritocco Max è stato esportato correttamente nella directory bla bla bla. Da un bel ok, e a questo punto vado ad aprirmi il mio buon Photoshop. Ta-da-da! E vediamo se sotto il menu finestra, la voce estensioni, mi compare il mio pannellino Fotoritocco Max. Questo significa che, e voilà, eccolo bello pronto all'uso. A questo punto posso anche decidere di chiudermi letteralmente tutti i pannelli che non mi servono, addirittura posso decidere di chiudere persino la mia barra degli strumenti, tanto tutte le cosine che mi servono per lavorare ce le ho belle che pronte e a portata di zampetta, di pennina o di mouse, massimizzando quindi tutta l'area di lavoro e avendo a disposizione un simpatico strumento che per una volta mi sono creato io.